Noi ci ritroviamo insieme senza allontanarci moltissimo dal tema che appunto oggi ci sta facendo confrontare con tanti esperti professionisti del settore della comunicazione, Maria Pia, perché parleremo di comunicazione e strumenti di comunicazione e giovani con un ulteriore collegamento, il professor Tucci, presidente del laboratorio dell'adolescenza, con cui appunto parleremo dell'utilizzo che oggi fanno i ragazzi rispetto ai propri telefonini, anche se bisogna riconoscere che spesso noi adulti rimproveriamo i ragazzi, ma non è che siamo, come dire, anche noi immuni da certe dinamiche. Ecco, vedo collegato con noi il professor Maurizio Tucci. Buongiorno e ben trovato. Buongiorno a voi, grazie. In studio con noi la collega Maria Pia Picciafuoco che interagirà anche in questa chiacchierata. C'è un servizio che ci può introdurre al tema, se siamo tutti d'accordo lo andrei a condividere e poi appunto facciamo le nostre riflessioni. Inviano solo messaggi e hanno l'ansia di rispondere al telefono. Questi in sintesi i risultati di un sondaggio del Times, secondo cui i ragazzi e giovani tra i 18 e i 34 anni inviano solo messaggi. Nel 70% dei casi hanno l'ansia al pensiero di rispondere ad una chiamata e uno su quattro non lo fa proprio, rifugiandosi in chat, messaggi vocali e video. Così, scrollare il cellulare, controllare messaggi e aprire la notifica di un'app sono azioni che diventano compulsive. Lo si fa più volte al giorno, anche una ogni 10 minuti. Meccanismi di dipendenza descritti da Fai e Begeti, ricercatrice ad Oxford, che conferma le statistiche su smartphone e dispositivi elettronici. E se a disturbare sono amici e parenti, al massimo ci si limita a rispondere con un messaggio, perché più della metà dei giovani pensa che una chiamata inaspettata sia annunciatrice di cattive notizie, altro che dipendenti dal telefono. Non almeno secondo l'uso più tradizionale, che del mezzo se ne faceva. Così alla chiacchiera vocale si preferisce l'SMS o il 37% la nota vocale. Quest'ultima scelta solo dall'1% di chi ha invece tra i 35 e i 54 anni. Forme mediate di comunicazione che possono degenerare in una vera e propria fobia del contatto, tanto che in Giappone già da tempo si parla di Monsedai, la generazione silenziosa di ragazzi e ragazze tra i 20 e i 30 anni che alle tradizionali chiamate vocali, appunto, rispondono solo con chat e messaggi. Soluzioni? Si parte dal dialogo, tassello fondamentale che deve nascere dai genitori, i primi a dare il buon esempio. Oggi gli adolescenti vivono dei paradossi, sono più liberi, hanno il cellulare, possono spostarsi, ma vivono un malessere di fondo. Avere troppe opportunità non li aiuta, anzi, pone in loro troppi interrogativi. Inoltre, uno studio dell'Istituto norvegese della sanità pubblica, coordinato dalla ricercatrice Sara Bramson, è giunto alla conclusione che la privazione dello smartphone e, per estensione, dei social giovi alla salute mentale dei più giovani, almeno in alcuni contesti. La ricerca ha preso in esame 400 scuole medie norvegesi che hanno bandito l'uso degli smartphone durante le ore di lezione, attingendo a tre fonti di dati: un sondaggio iniziale sugli alunni, i registri demografici e un sondaggio sulle politiche adottate dai singoli istituti. In tal modo ha stabilito che questa misura si traduce in effetti positivi di varia natura. Ecco, il servizio ci ha fatto entrare a pieno nel tema oggetto della nostra chiacchierata, del nostro confronto. Dunque, professor Tucci, paradossalmente siamo una società sempre più connessa, ma che rischia di restare sempre più sola. Sì. Intanto io mi scuso, ho da ieri un abbassamento di voce, quindi spero di essere comunque chiaro ugualmente. Io le dico sinceramente, non mi ha meravigliato e non faccio fatica a concordare con il risultato di questa indagine fatta dal Times, anche perché noi l'abbiamo riscontrata da anni direttamente. Sul Un nostro campo. dato nel 2016 addirittura diceva che solo il 9,2% degli adolescenti utilizzava lo smartphone per telefonare. Quindi un
percentuale residuale. Il resto utilizza lo smartphone per fare tutt'altro, compresi i messaggi vocali, i messaggi via chat. Ma la cosa che stupisce ancora di più e che da un certo punto di vista preoccupa, non è neanche tanto il fatto che mandino un messaggio vocale, che a volte, perché mandare un messaggio a volte può anche avere un senso, non è che per forza ogni volta che si manda un messaggio si implica la necessità di fare una telefonata, ma a volte noi li sentiamo discutere, cioè avere delle conversazioni serrate con altri amici, con altre persone, esclusivamente attraverso i messaggi vocali. Cioè io mando un messaggio, lo mando, poi aspetto che mi arriva il messaggio. Ascolto il messaggio, ne rimando un altro, ma attraverso questa forma di comunicazione fanno cose anche importanti, litigano, fanno pace, si sfidanzano. E allora ti viene da chiedere: ma perché nella stessa app non premono il tastino che sta a fianco invece di parlare così attraverso messaggi, non fanno una telefonata? Quindi il fenomeno c'è, esiste. E la risposta, concordo anche in questo, è proprio secondo noi, deriva dal fatto che non hanno il coraggio di affrontare una situazione in diretta. Il messaggio vocale, anche se la frazione di tempo è piccolissima, però ti consente di parlare uno alla volta, di non essere interrotto, di non, oppure se ci si trova in difficoltà, di avere quel minimo di tempo per poter pensare, riflettere su una risposta e mandarla. Questo è proprio molto probabilmente un ulteriore segnale di insicurezza di una generazione che sì, avrà tante cose, farà tante cose, avrà tanta libertà, però poi non riesce ad affrontare serenamente neanche un dialogo, perché probabilmente si sente inadatta, si sente insicura, si sente non in grado di gestire sensazioni, emozioni. Così, in presa diretta. Una volta, se si ricorda, quando iniziarono le dirette in televisione, si diceva il bello della diretta, perché ti dava anche un'adrenalina in più, questo rischio di poter sbagliare, come stiamo facendo noi adesso in diretta. È più difficile, non fare una papera, non si può tagliare. Ecco, i ragazzi questo bello della diretta non lo vivono, non ce l'hanno assolutamente. Su questo devo concordare con lei perché lo sperimentiamo ogni mattina, il bello della diretta, come diceva lei, e effettivamente c'è questa forma di coraggio che dobbiamo alimentare giorno per giorno, anche se siamo diventati adulti, nel saper affrontare le criticità, l'imprevisto e anche l'errore, nel saper chiedere scusa, ecco, nell'avere il coraggio anche di chiedere scusa laddove sbagliamo. Senza dubbio. Questo è un elemento che, fatte le considerazioni sulla base dei dati che abbiamo ascoltato, è naturale fare. Io, per alleggerire un po', invece, ecco, scherzerei anche sul fatto che potrebbe essere invece una scelta strategica e alla fine questi ragazzi ci stanno insegnando a loro volta qualcosa a noi che forse a volte siamo troppo precipitosi. No, e allora lì magari. Allora lì magari potrebbe essere che la virtù sta nel mezzo. Vedo Maria Pia Picciafuoco, la collega Maria Pia Picciafuoco, che scrolla la testa in segno di diniego, per cui voglio ascoltare anche il suo parere. No, io ringrazio il nostro ospite, naturalmente sempre molto ben argomentate le sue posizioni. Volevo chiederle, visto che ormai da tempo quasi immemorabile si studia adolescenza, giovinezza, rapporto con gli adulti, rapporto con la tecnologia e ci sono appunto tante fotografie. Secondo lei, quali sono gli elementi invece di speranza che gli adulti siano capaci di dare il meglio alle generazioni più giovani in questo settore? C'è
C'è qualcosa di specifico che può indirizzarci? Allora, la speranza è che gli adolescenti di adesso facciano presto diventare adulti e poi si comportino con gli adolescenti del futuro in modo diverso. Perché per quanto riguarda la nostra generazione, sinceramente non sono molto ottimista, perché ne stiamo facendo di ogni nei confronti di questi ragazzi. Penso soltanto a un altro fenomeno inquietante. È vero, lo dicevamo prima, lo dicevano nel servizio, gli adolescenti adesso sono più liberi, viaggiano, si spostano, eccetera, ma gli adolescenti oggi c'è una percentuale enorme di adolescenti che viene seguito e geolocalizzato dai genitori. È una cosa terribile e c'è una percentuale circa del 30% di adolescenti, questi sono dati recentissimi dell'indagine del 2023, adesso è in corso quella del 2024, vedremo fra qualche settimana, ma il 30% e oltre di adolescenti che dice che purché non sia fatto di nascosto, purché sia detto dai genitori, loro non considerano inaccettabile il fatto che siano geolocalizzati dai genitori. E questa è una cosa pericolosissima, perché questo significa non essere più in grado di avere quella autonomia, ma anche quella responsabilità di poter essere soli e doversela cavare. Cioè, il fatto che mamma è sempre a portata di GPS non va bene. L'adolescenza serve proprio per questo, è nata, è stata costruita proprio per questo, per cominciare a dare ai ragazzi, alle ragazze, una autonomia, ma un'autonomia in tutto e per tutto, anche assumersi le responsabilità di uscire di casa e di non essere tracciati o tracciabili. E invece, ripeto, il 30% e oltre dice sì sì, mi va bene, perché è una comodità, è una sicurezza anche per loro. Ma quando cresceranno? E questo è il punto. Perché poi, lo dicevamo prima, è bello avere il tempo per non sbagliare mai e quindi ripensare al messaggio, ma nella vita non è così. La vita non è ci darà il tempo per riflettere. Come si suol dire... La vita non è tutta rose e fiori e sta nella nostra capacità proprio di reagire alle criticità, di saper affrontare i nostri limiti, le nostre paure, i problemi che arrivano anche dal mondo esterno, che si risolve appunto la maturità. Professor Tucci, grazie di cuore per essere stato con noi stamattina a condividere queste belle riflessioni. Noi ci auguriamo di ritrovarci in futuro, adesso non mi resta che augurarle buon proseguimento di giornata. Grazie a voi e buon proseguimento e buon lavoro.